proseguiamo con un prodotto particolare. Particolare nel senso che sono delle piastrelle, le ho già provate in passato e alcune le ho anche utilizzate per rivestire delle pareti, come si può dire, in garage, in studio. In pratica sono delle una sorta di piastrelle adesive. Vediamo se riesco. È un pacco da 10 pezzi e diciamo che hanno il grosso vantaggio di essere effettivamente molto facili da usare. Ne prendo un paio giusto così per fare la prova. Normalmente, adesso questo non lo so, però normalmente hanno una base adesiva che a parte che è ampia perché copre tutta la superficie. Ok, vedete, hanno un buono spessore che è quasi 2 mm, dovrebbe essere 1,75, una cosa di questo tipo. Comunque, al di là dello spessore, la parte interessante, diciamo, al di là della trama del disegno, è che sono completamente rivestite in PVC, penso che sia, e questo le rende perfette e soprattutto lavabili. L'altra cosa carina è che la forma permette normalmente di riuscire anche a poi costruire delle aree. Adesso lasciamo stare che è un po' piegato, però una volta poi appiccicato normalmente non si muove, e questo è comodo, è facilmente tagliabile, per cui anche con un cutter, un paio di forbici riuscite tranquillamente a tagliarlo. E eventualmente, comunque, vedete dietro comunque c'è anche una base, diciamo non millimetrata, non so, quadrettata con delle linee per poter eventualmente fare dei tagli abbastanza dritti. Va bene. Il pacco da 10 dovrebbe, quindi sono 10, sono 30x30 come dimensioni, per cui diciamo che una buona area, poi fate voi il calcolo di quanti ve ne servono eventualmente. Esiste anche in altre, con altre trame, con altri disegni, questo simula delle piastrelline, però ne esiste altri anche con effetti diversi. Questo esempio è completamente liscio, ma esistono anche quelle che si chiamano 3D. Se cercate poi ne trovate veramente un milione di tipi. Niente, vi lascio comunque il link di partenza in descrizione. Come al solito vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, o se vi è stato utile, vi ha fatto conoscere un prodotto. E se vi piacciono contenuti di questo tipo, volete restare comunque aggiornati sulle novità di mercato, iscrivetevi al canale, è gratuito e diciamo ci date una mano a crescere. Grazie mille e alla prossima.